Che cavolo stanno facendo questi? Ah, tornato io essere con un video poco editato. Giuro, è poco editato sto video perché non ho tempo per farlo. Perché stasera alle 9.00 sarò in live su Twitch con Eclipse. Se volete giocare, il link in descrizione. Salve gente, sono Isaac e bentornati su qualsiasi cosa sia questa. Una modalità nuova, basta. Quindi le bentornati e benvenuti. Sono qua insieme a Loli. Salve. E benvenuti per la prima volta su YouTube, perché abbiamo già fatto una roba del genere su Twitch, sulle sfide di Isaac. Allora, che si fa nelle sfide di Isaac? In pratica sono una serie di sfide. Ogni episodio sarà una sfida diversa e i vincitori di ogni episodio riceveranno un token. Come potete vedere dal menu lì, al momento tutti quanti hanno 0 token, quindi tutti quanti hanno vinto 0 volte. Questi sono i nostri concorrenti e vi spiego subito come si svolgerà la prima sfida. La prima sfida consiste nel dividere i player, che in questo caso sono 30, in due squadre. E queste due squadre dovranno combattere tra di loro e la squadra vincitrice andrà avanti e verrà divisa a sua volta in altre due squadre e poi dovranno combattere finché non raggiungiamo un uno contro uno. Per aiutare i player poi qua ci sono dei mercanti che vendono cose che si sbloccano appunto scavando e ottenendo varie cose, tipo smeraldi che si trovano qua nascosti. E io direi iniziamo la partita. Come possiamo notare sono delle ranette i nostri concorrenti. Quattro salti in padella, ma stanno seguendo... Che ci fai là Lily? Che caspita ci fai? Cosa io? Via! Ok, ecco qua i nostri bei due team. Abbiamo il team verde che è il team peperone, mentre il team rosso è il team pomodoro. E facciamoli partire. Clack. Eccoli qua, dovrebbero essere apparsi. Eccoli che appaiono i nostri bei giocatori, che dall'alto sembrano formichine. Comunque, quello che devono fare adesso è semplicemente giocare normalmente, potenziarsi un po', scavare, trovare smeraldi e raggiungere i vari mercanti per ottenere altri potenziamenti. Allora, vediamo che ci sono alcuni team che... signor Cosmos che è pro, è già andato in basso. Vediamo se trova qualche smeraldo. Sono un po' difficili da trovare, però se li trova... Eccolo qua, l'ha già trovato. Ah, è vero, devono prendere il piccolo inferro. E per prendere il piccolo inferro devono prima scavare un po' e ottenere il piccolo inferro da uno dei mercanti. Eccolo qua, vedete, con 20 cobblestone si ottiene un piccone di ferro. Wow, quanta gente ha trovato la roba! È pieno zippo di smeraldi, assurdo! La cosa bella è che se ci sono due persone di team diversi, tipo questi due qua, vedete che hanno la stessa caverna, stanno condividendo la caverna, e adesso loro devono praticamente conquistare il territorio, no? Devono decidere chi dei due si ottiene tutti quanti quegli smeraldi, e per farlo devono essere appunto i primi a minarli. E cosa sta facendo lei? Ci sono già delle persone che stanno iniziando a salire. Ah, guarda, è vero, guarda. Stanno andando a prendere il piccone di ferro. Qua ne abbiamo uno col piccone in ferro, ma che non ha trovato niente. Attenzione, si trovano! Si trovano! Salve, come va? E fanno finta di niente. Tra due turni si ammazzeranno. Occhio che arrivano. Si stanno già fregando un paio di smeraldi. Ecco, lui ne ha presi abbastanza, sta salendo. E lui sta impazzendo perché c'ha l'amico di città laggiù che... Lui scava e lui gli frega gli smeraldi. Va bene, genio. Ok, io direi di far partire subito il PvP. Giusto per vedere chi rimane. Anche perché non hanno avuto ancora il tempo di potenziarsi per bene. E PvP attivo. E sono tutti separati abbastanza bene. Ecco che inizia a picchiare. No. Spicy. Ah, li ha chiusi dentro Spicy. Pingu, sei una persona cattiva. Chi è? Chi è? Andiamo. Spicy, poverino, è inseguito da tutti. Però attento che c'è il mondo contro. C'è il mondo. Caesar, che fa Caesar? Occhio, occhio. Occhio. No. Attenzione, Spicy. Spicy spodesta il trono. Spicy c'ha il mercante tutto per sé. Non ci credo. Sono 6 contro 14. Mi sa che questo round l'hanno vinto i player verdi. Infatti qua ci sono già i perdenti, poverini. Noto che il team rosso, dato che è in svantaggio, si sta barricando in casa. E lì ci sono, c'è la famiglia Adams, tipo. Bombardiamoli di lava, dato che vogliono camperare. I sotterranei diventeranno lava tra 30 secondi. Quindi vediamo se si sbrigano, vediamo se escono. Dov'è? Dov'è? Ah, guarda, guarda che sta già provando ad uscire. Scappa, prezzi! Adesso lo trucidano appena esce, appena mette la testina fuori lo trucidano. Sì, vabbè, ma cos'è sta roba? La mafia? Cioè, sono tutti quanti straarmati di sopra. Sai che hanno conquistato il territorio i verdi? Ho ripiazzato tutti i buchi con la lava. Adesso credo che nessuno possa stare qui, però ci sono soltanto due player nel team rosso. Eccoli qua, guardalo. Non farti vedere, non farti vedere. Oh no, l'ha visto? L'avrò visto? Wow, ma cosa? Oh no, l'hanno visto! Non ho visto! Occhio che arriva! Scappa! Scappa, Prezi! Scappa! No! No! Guardalo!
Guardalo. Vabbè, ma non vale, non vale. Ciccio, non vale, non vale. No, 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 non vale. No, 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 no. Na 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 na. No, non ti sotto. Adesso finirà nella lava. Adesso finirà nella lava. Sembra i gatti che vanno in bagno. Sembrano come i gatti che vanno in bagno. Vedete che rimangono là a fissare il vuoto. Si è ucciso da sola. Vince il team verde. Quindi, dato che ha vinto il team verde, tutti quelli del team rosso tornano ad essere spettatori. E dividiamo a metà il team dei peperoni verde. Buona, questi sono i nostri concorrenti del secondo round. Lili, credici se blocchiamo i mercanti dentro delle casette apribili soltanto con una chiave? Vai. Come facciamo però? Non ci ho pensato. Ecco qua. Quello che abbiamo fatto adesso è chiudere i mercanti dietro qua. E ci saranno delle leve per aprirli. Le leve si trovano sotto oppure craftandole abbastanza semplicemente. Quindi vediamo. Partiamo con il round 2. Ecco qua i nostri concorrenti. Vedo che c'è un team che va tutto in un angolo su, verso gli alberelli così. Non distruggono l'albero più grande. Oh, lo lasciano quasi intatto. Tutti quanti con gli alberetti piccoli, chissà perché. Ecco qua col picco. Spacca la terra col piccone, vai Ness. E intanto, già che ci sono, ho creato questa specie di cavernetta. Vediamo se qualcuno la trova, anche se stanno scavando praticamente tutti intorno. Ma in questa cavernetta ci sono dei diamanti che possono essere utili per creare una spada prima degli altri. Vediamo chi la trova per primo. Darei una mano però al team rosso, dato che è molto indietro. Quindi vediamo, facciamo un po' di... Na na na. Ombrider, Ombrider, sbrigati. Sbrigati, Ombrider. Sbrigati, scappa. Scappa. E se rimane incastrato lì. Che succede qua? Salve, come va? volevi picchiarlo, Ombrider? Oh, il team rosso questa volta ha deciso di iniziare partendo direttamente senza... Wait, perché la porta è rotta, Lily? Ah, si può minare la porta, si può minare la porta. Aspetta, facciamo una cosa, ci ho i... Chi ha rotto la porta? Vediamo. La porta è stata rotta da Ender Dragon. Vediamo, dove sta Ender Dragon? Non si rompono le porte degli altri. Non si rompono le porte degli altri, esatto. Pugniamo Ender Dragon. Lop. Ho sentito le... Come fa ad essere ancora vivo? Come fa ad essere ancora io? Intanto uno ha starnutito, va bene. Dai, qualcuno riuscirà a trovare sto benedetto. Oh, lui sta andando piano piano. Sta andando... non è vero, torna indietro. Ok, 10 secondi per il PvP. Eccolo là, uno che inizia subito a camperare. Lasciamo lì l'amichetto. Oh, qui abbiamo l'armata, l'armata team rosso che sta andando contro il team verde. Porca miseria, il team verde proprio non ce la fa. Guarda, guarda, no, vabbè. Però è render, quindi shh. Abbiamo alcuni OP del team verde, ma credo che il team rosso abbia il numero più che la qualità. Guarda, stanno facendo a gara chi arriva per primo di sopra. No, che succede? No, occhio, occhio, no, no, oh. Vabbè, ma hanno fatto fuori l'unico OP del team verde. Qui, attenzione, abbiamo gli unici superstiti del team peperone, gli ultimi tre, diciamo, l'Aldo, Giovanni e Giacomo. Però non so cosa stanno facendo, stanno raggiungendo la luna. E qui c'è Occa che tipo, non lo so. Oh, dai, dai che ce la fanno, dai, picchialo, picchialo. Vabbè, però te lo sei lasciato scappare anche te. No, Caesar, attento, attento, Caesar. Occhio, occhio, no, madonna, gli ha tirato una testata. Ok, dato che questo qua sta camperando così, io direi facciamo una bella cosa. Ah, furbetto lui, furbetto. Guarda che si è fatto la fortezza, eh. Non so se X-Gamer ha capito che sta crollando la live. Infatti se... Ma no! Cosa? Si è spaventato, è diventato un mucchietto di oggetti. Oh, attenzione! Uno contro uno! E l'ultimo è là! Eccolo! È full armato, però non sa neanche ancora dov'è. Dai che ce la puoi fare, ti do un arco. Occhio a non farti beccare. Dai che lo becca. Ah, ti ha visto, ti ha visto. Per non farlo camperare, io rimuovo tutta la cobblestone tra 30 secondi. Scappa, scappa, scappa. E... Ok, è rimasto un pezzetto di terra con una persona sopra. Wow, 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 frecciata, occhio, eh. Oh, oh. Ah, oh, oh, madonna. Che... Tegola e vince il team verde per la prima volta. No, ha vinto anche prima il team verde? Sì, ha vinto anche prima. Sono un genio. E ora non ci rimane altro da fare che dividere il team verde in altri due team. Povero team rosso, non ne sta vincendo una. Ci abbiamo 6 giocatori del team peperone. Dividiamoli in 3 e 3. Ecco i nostri ultimi due team.
adesso faccio una cosa carina. Ho creato questo spazio d'aria tra la parte degli smeraldi e quella non, diciamo. E qui ci mettiamo una tonnellata di creeper. 3, 2, 1, via! Round 3. Rimangono 3 contro 3. Vediamo il primo che scende e si trova a questo posto. Vediamo la prima terracotta che cade. Ah, eccolo lì! Caesar, scappa! Scappa, Caesar! Scappa! Oh, vado! Ender Dragon! Oh, vado! Stanno volando! Occhio! Occhio! Ender! Ender, scappa! Oh, vado! Ciao, Ender! Oh, mio Dio! Come fa ad essere ancora vivo quello lì? Ok, Caesar ha ottenuto abbastanza materiali per scappare! E credo anche Loren. Scappate! Scappate! No! Che lo lasci là sotto! No! Occhio! Occhio! Oh, vado! E adesso? Dovrebbero cercare di uccidere tutti quanti i creeper. No, dovrebbero provare a fare delle scaline giusto per non farsi beccare. Ecco, tipo Sira sta avendo l'ottima idea. Esatto, ma adesso li porta fuori. Adesso li porta fuori. Li porta fuori tutti. Scappa, Caesar, scappa. Ah! Ok, è arrivato il momento di fare quello che non vogliono che io faccia. Il pavimento sta per cedere. Vediamo i riflessi, vediamo i riflessi, vediamo i riflessi. Ta, il pavimento ha ceduto. Ah, uno è caduto, uno è caduto. Occhio. Ma no, è morto. È morto Caesar. Lui si è fatto il pendolo lì, c'è cioè l'orologio a cucù. Ehi Pippo, questo è il tuo potere. Uccidi i creeper. Ah, mi sono ripreso il coso. Cosa volevo dire? Questo è tuo. Ciao. Credo sia impazzito leggermente. No, credo sia impazzito leggermente. Intanto PvP attivato. Vediamo che iniziano a picchiarsi. Lui c'ha già una spadina della chicco, non lo so. Dovete stare lontani perché vi ammazzerete di sicuro. Vero, vero. Guarda che lo sta già osservando in maniera molto decisa. Lui continua a farsi orologi comunque, Merone, eh. Il cucù si fa, cioè non lo so. No! No! Erba volante. E rimane soltanto Lord Dragon. Sembra che stiano comunicando tra nord e sud, non lo so. O in un appartamento, tipo... Aldo! Chi è che chiama? Siamo noi, vieni giù, deficionto. Aspetta che mangio la peperonata e scendo. E... Loren? Loren contro Lord? Vediamo, ce la fa. Ce la fa Lord, il Lord di Cucù, però. Niente, Lord è andato, quindi Loren rimane da solo contro Pizzamo. Vediamo se riesco a centrarlo, occhio, riuscirò a centrarlo, aspetta, faccio una cosa bella, hop, hop. Ah, quasi, no, ho rotto un pezzo di arena. Già, pavimento lava, primo che cade muore qua, primo che cade muore, si danno una spintarella e sono fritti proprio. Ah, qua basta soltanto un arco e sarebbe finita. Eccolo, Sturgi. oh, l'ha beccato, no, si è buttato. No! No! E di nuovo il team peperone vince. Ma porca miseria, vince sempre il team peperone. E ora, dulcis in fundo, dato che sono rimasti soltanto in tre, questi tre si dovranno sfidare in un tutti contro tutti. L'ultimo che sopravviverà otterrà la bellezza di 2 token, mentre il secondo un token. E l'ultimo ovviamente 0, perché l'ultimo è sempre quello più... Poverino. Sempre quello più preso in giro. 3, 2, 1, pam! Partita finale, gli ultimi tre, eccoli qua. Vedo che sono tutti quanti sincronizzatissimi, eh. Stanno facendo la stessa identica cosa in modo ultra sincronizzato. Ma gli sta fregando la craft, gli ha fregato la crafting! Frega le crafting, geniale Pippo, perché così loro non possono craft... Non possono craftare così i piccoli potenziati. Poi abbiamo lì il lago dei cigni, non so. Dov'è la tua crafting? Dove l'hai lasciata la crafting? Ma era qua. Ah, ne ha fatta un'altra, ok. Anche Pippo sta trovando un sacco di smeraldi, ma non ha il piccone per gli smeraldi. Infatti è arrabbiato. Eccoli qua che sono subito sul piccone. Mi dispiace, mi sa che... vorresti picchiarlo, non c'è il PvP attivo, mi dispiace. Vi serve una leva per aprire la porta, se no non potete prendere dei piccoli migliori. Eccolo là, grande. Si mette anche davanti questo qua, la gratitudine è zero. Ok, hanno preso il piccone, adesso stanno scendendo piano piano. Chi scenderà per primo? Allora, mi sembra che sia leggermente più veloce lui. Tu sei indietro, Ender, molto indietro. Guarda, gli sta dietro, perché spera di ucciderlo. Guarda. Allora, dato che ti piace fare il creeper da dietro... Pam. Wow. Occhio. Loren, attento, non te. Ma che infame, Ender. Che infame. E rimanici bloccato lì. Sai una cosa, dato che ti piace così tanto? Rimanici bloccato qua dentro. Contento te, contenti tutti. Ecco, a posto. Ecco che Loren si sta... Andato a prendere un bell'archetto con tutti i materiali che ha preso. E tu invece, caro Ender, non ti prendi un bel niente.
Ma l'altro dov'è? L'altro invece è ancora a minare. Ma l'altro è ancora a minare. Si è chiuso insieme. Ma aspetta, ma si è chiuso dentro? Ma si è chiuso dentro! E adesso come fai? Per me è una tattica, vuole usare il villager. Sì, ti faccio vedere io. C'è anche il coro qua proprio. Non rompiamo quella porta. Oh, oh no! Che hai fatto, Ender? Oh no! Sotterranei diventeranno lava tra 30 secondi. Vediamo adesso che cosa fa il signor... scappa, scappa, scappa! PvP attiva. Vediamo, uno si è barricato tantissimo. L'altro è molto indeciso su dove stare. E l'ultimo sta cercando la via d'uscita dal suo tunnelino. Allora, tu, brutto infame, non ca... Ok, va bene, siamo due contro due. Uno è morto andando in bagno, Lily, credo. Si è avuto un infarto. Wow, 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 che liscio proprio. Oh, 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 adesso è scoperto però. Dai, fatti una barriera velocemente. No, aspetta, aspetta. Oh, oh, attenzione, attenzione. Ah, si è barricato giusto in tempo. Tolgo legna e cobblestone. Pronti? Replace cobblestone con aria. E planks con air. Aia, no, l'ha beccato in pieno. E Loren vince con una freccia verso l'alto che si beccherà tanto. Ti è mancato tantissimo, mi dispiace. Tentato sui, via. Ed ecco il vincitore. Complimenti Loren, ti becchi due punti. No, due pugni, due punti. Vittorie, mettiamo due vittorie a Loren. Eccolo lì con le sue due belle vittorie. E invece il signor Pippo vince un token. E questi sono i nostri due vincitori. Facciamo... E c'è Ender che... Vabbè, lasciamolo stare. È il terzo, quindi... E quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Mi raccomando, la gente si sta bruciando. Se avete qualche altra idea su qualche altro minigioco o sfida che posso fare, consigliatela nei commenti. E noi ci sentiamo al prossimo episodio. Arrivederci.